a grandi passi verso la 68esima Sagra del Mandorlo in Fiore, il 58esimo Festival Internazionale del Folklore e il 13esimo Festival Internazionale I Bambini del Mondo. A disposizione della kermesse, in programma dal 3 al 10 febbraio, ci sono 130.000 euro, quelli dell'ente parco. Questa mattina firmato l'accordo tra il sindaco Marco Zambuto e Giuseppe Parello, direttore dell'ente parco archeologico. Una convenzione che consente di destinare il 30% degli incassi della Valle dei Templi alla Sagra. Riusciamo ad abbattere i costi di più del 50% perché la convenzione quest'anno sarà di 130.000 euro e con questo budget contiamo di riuscire a mantenere la tradizione della Sagra del Mandorlo in Fiore nella nostra città. Io sono molto grato al parco archeologico della Valle dei Templi perché insieme con questa iniziativa si valorizza anche e soprattutto il sito della Valle dei Templi. Quest'anno ci saranno anche iniziative ad hoc che vorranno valorizzare il dato culturale della città, del sito. Attraverso questa manifestazione riteniamo si tratti di un momento di promozione importante e soprattutto un momento in cui andiamo a rinforzare il nostro tratto identitario attraverso il mantenimento di questa tradizione. Quanti gruppi hanno già aderito? Ma parliamo di circa 10 gruppi internazionali. Per quanto appunto riguarda il Festival Internazionale del Folklore, per quanto riguarda il Festival dei Bambini parliamo di circa 4 gruppi e poi il Festival Regionale del Folklore dove parteciperanno più di 20 gruppi che vengono da tutta la Sicilia e i carretti siciliani. Visto che il Pala Congressi è inagibile, gli spettacoli dove verranno fatti? Valorizzeremo il Teatro Pirandello, questo anche per mantenere la Sagra all'interno della città. Per quanto riguarda invece il direttore artistico, si sa già chi sarà? Faremo tutto in casa, così come fatto anche negli anni precedenti, cioè con un'organizzazione diretta da parte del comune. C'è un coinvolgimento attivo da parte del parco, come anche dell'assessorato regionale dei beni culturali di cui il parco è emanazione. Sono previste iniziative di tipo culturale, per esempio un convegno internazionale sull'archeologia, come anche delle visite guidate orientate ai diversi target di ospiti. Quindi ci sarà un momento in cui i bambini di Agrigento presenteranno la Valle dei Templi ai bambini che verranno da fuori. Sarà possibile visitare il quartiere ellenistico romano attraverso delle guide qualificate che metteremo a disposizione anche con l'aiuto della facoltà di archeologia e del corso dei beni culturali di Agrigento.